cosa che diciamo, mi sta a cuore è quella della, cioè, al di là di tutte le critiche che si possono fare alla famiglia Agnelli, che per la gestione della Fiat negli anni, diciamo, successivi al boom, no? Cioè, è stata spesso accusata, comunque è un'azienda che comunque si sviluppa, vive nel tessuto italiano, abbiamo detto, con commissioni, con la politica, quindi si presta anche a dei giochi, naturalmente beneficia molto anche del sostegno pubblico. Quindi, cioè, al di là di tutto, premesso detto ciò, secondo me quello che è molto apprezzabile di Agnelli, che poi diciamo si sta continuando, se vuoi, con John Elkann, è quello di un imprenditore che al di là del core business, che rimane fare business, far soldi per se stesso e per gli investitori, diciamo quello di cercare di far passare a livello internazionale un'immagine dell'Italia che non è l'italietta provinciale, che non parla le lingue, che non capisce le dinamiche internazionali, cercare di far passare a livello internazionale l'immagine di un'Italia aperta sul mondo, un'Italia che cerca di capire anche le dinamiche globali, che cerca comunque alleanze a livello internazionale, e secondo me, insomma, questa idea continua, è la differenza fondamentale, se vuoi, con Berlusconi, che invece, se vogliamo, incarna appieno quella che è una certa idea dell'Italia, se vogliamo, più provinciale, un'Italia che, insomma, ecco, a livello di un contesto internazionale con i più grandi leader, fa la battutina, la barzelletta, mentre Agnelli lo ricordiamo che parla in perfetto inglese con Kissinger. Adesso ti ripeto, è molto sull'immagine, però secondo me anche l'immagine conta, e secondo me è anche, come dire, la cifra di una visione comunque diversa dell'imprenditoria e della politica. Possiamo anche, per dire stupidamente, un esempio banale, perché poi possiamo fare l'esempio anche della Fiat, comunque anche come dire, del tentativo prima di Agnelli stesso dell'alleanza con General Motors, e poi quello continuato da John Elkann e Marchionne di fare un'alleanza, se è una fusione seria, con Chrysler, che sta dando i suoi frutti, anche sottoponendosi alla difficoltà di un mercato internazionale che è molto competitivo con quello dell'automotive. Invece magari la visione berlusconiana, che è quella, insomma, di invece, non so, di magari modificare le regole del gioco italiane per mantenere una posizione di monopolio, comunque una posizione diciamo, di vantaggio sul mercato italiano della televisione, che però oggi si dimostra a corto raggio, perché oggi senza un grosso partner internazionale probabilmente l'azienda non va da nessuna parte. Quindi aver, diciamo, ritardato, se vuoi, la ricerca, cioè andare a combattere l'area internazionale attraverso come dire, il controllo delle leggi nazionali, che però ritarda semplicemente quella che poi è una tendenza che una scelta che poi l'azienda dovrà fare. Per tornare all'esempio della Juventus, l'unica società italiana che ha uno stadio di proprietà, uno stadio moderno, che quando c'è la Champions League e tutti i giornalisti europei vengono, dicono qui a Torino, una città europea, con uno stadio europeo, gestito in maniera comunque imprenditoriale, una società quotata in borsa, che, insomma, cerca anche con le sponsorizzazioni, merchandising, insomma, più simile al Manchester United sicuramente, o al Real Madrid, che il Milan o l'Inter o la Lazio o la Roma. E quindi, cioè, c'è l'immagine, ma secondo me poi c'è anche qualcosa in più. L'immagine è una cifra anche un po' di una visione un po' più moderna, un po' più internazionale del business e della politica.